mai nella storia perugina che gli americani hanno cucinato per gli italiani. E penso che l'esito sia positivo, abbiamo mangiato benissimo, finendo con addirittura un dolce americano, come ben sapete, forse no, non lo so. E il dolce americano, tutti i dolci americani sono basati su tre ingredienti. Allora, 49,5% grasso, normalmente puro, 49,5% zucchero e poi 1% di un terzo ingrediente a scelta libera. Questa è la base di ogni dolce americano. E questo fa parte di una serata organizzata da un corso di Food and Business, cioè ovvero il business del cibo in Italia. I studenti hanno dovuto organizzare una serata cucinando, organizzando la cucina per i loro amici italiani. Stasera siamo stati in una serata molto particolare, no? E non è particolare? Parecchio particolare. Allora, che cosa hai mangiato stasera? Abbiamo iniziato con l'insalato di cena. Hai iniziato con l'insalato? Vai. È normale questa cosa? E da noi si fa così, eh? Da voi? Cioè? In America intendo. Stasera la cena è stata fatta all'americana, quindi abbiamo cominciato con l'insalata. Allora, prossimamente c'era macaroni and cheese, cioè macaroni e formaggio, che è praticamente un primo, cioè la pasta, però all'americano ovviamente. Era buono? Era buono? Era buonissimo, buonissimo. Poi abbiamo mangiato l'hamburger, che è proprio il piatto classico americano, che è stato messo insieme con gli anelli di cipolla, che ovviamente sono fantastici. La mia parte preferita, chiaramente. E poi, come finale c'era un brownie fantastico messo insieme con il gelato italiano di vaniglia, che era incredibile. Fateci un saluto allora.